a tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video. Siamo qui oggi su Civilization 5 con Mr. Regus. Ciao, vado a farmi subito amico Sidone. C'è un accampamento barbaro vicino alle. Cioè, vicino a Sidone non proprio, però vicino alle mie unità, quindi vado. Vadi, 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 non cingisco. Io direi di fare le gilde, così poi costruisco anche il polder, che Le è solo gilde per la mia gildose. nazione. E le basi commerciali ci aiuteranno a fare un po' di soldini. No, i giapponesi hanno distrutto quel accampamento barbaro che io volevo distruggere e hanno una catapulta. Quelli Ciao. lì vogliono assediarmi. Oh mio Dio, mi hanno attaccato! Tu non dovevi dirlo, il Giappone! Oh mio Dio! Abbiamo Hai guerra. visto che. Sì, hai visto quante unità ha? C'è il finimondo! Cittiamo? No, scherzo. Mando si può perché siamo in multiplayer. Mandami un po' di oro, dai, ti prego. Ancora un Ma c'ho pochino. 80, mi serve. Aspetta, aspetta. Oh. Aspetta, voglio darti una cosa. No, aspetta, se è troppo poco non mandarmelo. Stai zitto. Mi servirebbe 120, quindi meglio di no. Ah, e non ne ho No, 120. non farlo, non farlo, Quello meglio non va, no. Le piramidi. Vuoi dire che i mondi ne hanno costruito una No, piramide? il mio forte. Che Hanno preso il forte. mio fortino. Ma come? Era così bello. Ho perso i miei guerrieri. Ho visto. Perché hai bombardato i collaboratori? Perché erano stati conquistati. Ah, Capire buono. che tu non ne puoi prendere pacificamente, no? Rotter danno esiste comunque. Sì, dai, sto cercando di difendere. E adesso gli faccio un surprise nei loro territori con i miei lancieri. Oddio, più uno di oro. Ah. Cazzo. Oh mio Dio, Rotterdam. Rotterdam. Ammazza, perché. Rotterdamente. Dovevamo passare di lì quelli lì, uffa. Cambio con. Ah sì, con Enclave terminato, vabbè. Enclave ha completato l'oracolo. Allora. Io produco adesso. Cos'è Petra? Petra. Una Petra, chi tu so? No. Poi costruisco un bel mercato. Dai, 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 dai. E sono arrivati gli arcieri lì con l'arco composito che erano andati Aspetta un attimo. nella fine del mondo. Allora ti do. Io 40. Ah, ti do 37 di oro. Vai, pigli. Grazie. Dici che mi convenga fare qualche unità corpo a corpo o vado solo di arcieri? Direi arcieri. Ok. Ci sono degli arcieri compositi a sud, mandami qua, a presto. Sì, ma tipo erano vicino a Riga, erano lontanissimi. Sono arrivati adesso ad Amsterdam. E Un po' in ritardo, però. L'importante è che siano poi. arrivati. Sì. Dai, per ora vedo che comunque. Ci sono ancora un bel po' di unità, però dai, rispetto a prima è meglio. Però non mi azzardo a dire altro. Non è che adesso tira un po' la bomba atomica, robe del genere. Oh Beh, mio Dio. potrebbe, visto che è un po' incazzato. Peggio di Gandhi. Grandi è un signore comanda questo. Resisti, Rot. Oh, guarda il lancio. Oppa. Oh mio Dio. Ah, Sì, adesso uccidi. arriva. Dai. Allora, sarete massacrati.
Stai facendo una guerra con loro. Addio. Addio. Ancora. Ok, ora sistemiamo questi. Vedo se riesco a mandare qualcuno. No, cioè, nel senso monta poco. Allora. Questo non lo costruendo, va bene. Maledetti arcieri giapponesi. Adesso faccio una bella sorpresa a quella catapulta lì. Ciao. Questa è vendetta, adesso ti conquisterò. Conquista la città di Naya, che visto che è vicina poi. Eh sì. Tanto pure debole. Adesso se riesco a sistemare tutte queste unità, poi vado. Ma perché c'è il grande generale, scusa? Eugenio di Savoia, grande generale giapponese. Ma davvero proprio? Di Savoia. Perché sai, Savoia e Giappone sono lì vicini, certo. È il destino, allora, cioè, fatemi capire. È il destino. Cosa vuol dire destino? Niente. Ah, è destino, dici? Eh sì. Ah, ho capito destino, non capisco cosa volesse dire. Intestino. Intestino in Germania, a Giappone. Intestino in Giappone, hai capito? Capito, bambino? Sì. Capito? Sì, signor capitano. Uccidi il generale immediatamente ora. Prima che la mia vendetta vada su di lui. I mongoli sono magro, questo non devo ammettere. Sono lì. Saranno un esercito piano piano. Guardali come si ritirano! Guardali quei tifoni maledetti! È perché vedi, è un genio di Savoia. Maledetti! Si ritirano! Li ho cacciati dai miei territori, adesso scappano come. Come. Con cosa che scappa? Oh. Ecco giusto. Mi hai preso le parole di bocca. Guarda, ma chi io? Vabbè. Ho detto qualcosa. Enclavismo! Ah, non è servito un cazzo. Vabbè. Chiaro. Prima che scappino, pam! No, tu non ci di generale! Ma non riesco lo stesso in questo turno. Non fa. Uccidi, colpisci. È lui che devi schiattare. Ah sì, ma perché è così forte? Scusa, non capisco. No, perché perché devi e basta. Ce lo andiamo da mezzo. Così non posso uccidere la cittadella. Guarda lì la mia cittadella in fiamme. Tutte saccheggiate. Poverino. Non si viene da questa fine. Mi pare Megaton di Fallout. Non so se lo conosci il gioco Fallout, però questo mi pare no. Maledetti giapponesi, adesso odio anche loro. Io però mi mongo, mi dico a me. Guarda, non mi fanno né caldo né freddo. Oddio, Helsinki diventa una città religiosa ieri. Ok, anche Sigtuna. Mamma mia. Adesso sono io ad attaccare quei monelli giapponesi e Eugenio mi crepa, meno male. Ciao. Ah no. Sì, è crepato. Sì. Ah. Io sto facendo una guerra contro questi. Mister Biscotto Eugenio. Sono dei biscotti in Romania che si chiamano Eugenio. Ma ok, sì. benissimo, no, guarda. No, seriamente, perché? Boh, sai che non lo so perché si chiama così. Il nome è Greenzels. In senso buono, ovviamente. Perché per costruire una ghiera, quindi adesso si va in basso. Allora. Ah, ma è argento. Bene.
Penso che sto arrivando, escono, ti sto inviando due arcieri compositi. Cioè, arriveranno molti di tanto, però arriveranno. L'importante è che arrivino. Poi, c'ho 21 di oro. Secondo me è poco, però è un mio parere personale. Maledetti, vi vendicate, eh? Adesso Maledetti! sono. Chi è questo? Marco Micinio Crasso. Cosa? Come? Ah. Ma lui? Ma perché lui è? Vabbè, ok. Lui è svedese. Ah. Ma è mai svedese. Ma Vabbè, perché tu pensavi che fosse. No, no, non ci pensavo proprio. Ammazzato! Mo guadagno meno uno, perché? Ah, già perché c'è un guerra. Vedi? Proprio. grande mercante svedese. Grande, perché grande di statura, capito? So che sto video sta diventando un po' troppo lungo. Sì. Pensavo di sì. Oh, c'ho vicino a me anch'io del ferro. Mamma mia, Interessante. ambo medio buono. Dai, miei arcieri, uffa. Dopo la teologia chiudiamo. Ok, ho scoperto gilde. Adesso faccio. Cosa fa? Faccio. Che fa? Ma con la Ah. tecnologia dici? Sì. Aiutami in tecnologia e chiudiamo il video. Ok. Devo purtroppo fare così perché altrimenti cioè può diventare troppo. E vabbè, dai, in questo video avranno visto abbastanza, dai. Con tutta la guerra che hai fatto penso che gli siano pure divertiti. Sì, ciao. Li ho rispediti a casa loro con la ruspa. Eh no, niente. Il nemico è vicino. Oh, finalmente abbiamo fatto una dogana. A posto. E io la grande muraglia. Ah, un po' tardi, però vabbè. Io adesso costruisco i giardini pensili. Questo non c'è niente da fare. Sono i giardini pensili. Guarda come si è fatta una grande muraglia, mo sei proprio al sicuro. Io mi faccio la compagnia delle Indie orientali. Ah, buono. Ah, mo c'ho 135, ma non avevo 35 di oro? Sono rimasto indietro a 334 punti. Maledetto da Nobunaga. Guarda come si è fatto una grande muraglia, va. Tenne Utrecht, Utrecht ten là, insomma. Proprio, no, tu no. Non sei ancora olandese. Proprio, tu sei brutto. No. Mo' così un'altra mina di argento. Però questo lo facciamo un po' offline, ragazzi, eh. Continuiamo anche un po' offline. Nomi Ma arcieri, perché c'è una maledetti. nave dentro la città di Nara? Cioè non ha molto senso sta cosa. Ah, boh, i giapponesi. Ecco. Loro possono. Su questo sì. Allora. I giardini pensili e il partenone sto facendo, minchia. Guarda, Kyoto. I maledetti. Ah, proprio sulla capitale. Sì. Sì. Ok, basta. Vabbè, basta. Adesso siamo dopo la caduta dell'impero romano, che non c'è stato.
E abbiamo come posso dire, assistito a un'altra rievocazione storica della, come dire, la campagna di Cadorna in Italia, solo che sono i giapponesi che attaccano, perdono e si ritirino. Non riesco a parlare oggi, scusate. Che si ritirino, ecco. È un'emozione. Sì. Allora. Un'emozione. Un altro grande personaggio. Ok, raga, ho scoperto una teologia, quindi salviamo. Ecco qui, potete ben vedere. E ragazzi, il video finisce qua, spero che il video vi sia piaciuto, avete visto una bella guerra inaspettata tra Mr. Regus e i giapponesi. Devo dire la verità, mi hai stupito perché sei riuscito a resistere, Ed era ciò che il mondo. anche se potrete perdere, ma anche molto facilmente. Questo bisogna riconoscerlo. Bene ragazzi, il video finisce qua e noi ci vediamo su un prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao.